Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Erano da poco passate le 7:30 della sera dell'8 settembre 1943 quando, dai microfoni dell'EIAR, il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, capo del governo, succeduto a Benito Mussolini, annunciò alla nazione l'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile, firmato pochi giorni prima con gli anglo-americani. Il messaggio, a causa anche di un linguaggio volutamente poco chiaro, fu frainteso dai più. In molti infatti pensarono che la guerra fosse finita, non immaginavano che il peggio doveva ancora arrivare. Dov'è il telefono? Cosa dammi un gettone. Su, presto, metti. Chi è che spara? Su, dai, vecchio. Ma chi spara? Ma sono sbarcati. Dammi la linea militare, presto. Il signor colonnello. Signor colonnello, tenente Innocenzi, accade una cosa incredibile. I tedeschi si sono alleati con gli americani! No! Allora tutto è finito, signor colonnello! Ma non potreste avvertire i tedeschi che stanno continuando a sparare! Questa scena, interpretata da Alberto Sordi, ben testimonia la confusione a cui si trovarono a far fronte i soldati in quelle drammatiche ore. I reparti all'estero furono ben presto disarmati con false promesse di ritorno a casa. Poca fu la resistenza, storica quella di Cefalonia, in cui gli appartenenti alla divisione Acqui furono trucidati per non aver accettato la cosiddetta resa incondizionata. Inoltre ci furono scelte coraggiose e coerenti, di sincero patriottismo, e così, rimanendo fedeli al giuramento fatto al re, più di 650.000 militari italiani scelsero di non accettare le proposte di collaborazione dei tedeschi. Fu l'inizio di un lungo calvario. Questi soldati furono catturati e deportati nei territori del Terzo Reich, dove furono classificati come internati militari italiani, in modo che non godessero delle garanzie né della Convenzione di Ginevra né degli aiuti della Croce Rossa. I soldati vennero impiegati in duri lavori, divenendo un'importante manodopera da usare a piacimento dei nazisti. Durissime le condizioni di vita, tanto che furono quasi 50.000 i militari che non fecero mai ritorno a casa. Quella degli internati militari italiani fu la prima forma di opposizione al nazismo, definita poi, proprio perché combattuta senza armi, resistenza bianca. Per lunghi anni, per complessi motivi, questa triste ma importante pagina di storia della nostra patria è stata dimenticata. Noi vogliamo raccontarvela in modo diverso e particolare, attraverso due internati militari d'eccezione, Giovannino Guareschi e Vittorio Vialli. Guareschi, il famoso scrittore padre di Don Camillo e Peppone, raccontò in maniera indelebile la sua esperienza e quella dei tanti suoi compagni. Vialli, noto professore di geologia e paleontologia dell'Università di Bologna, riuscì in modo rocambolesco a lasciarci una documentazione visiva unica e straordinaria. Numerosi scatti clandestini realizzati di nascosto, testimonianza della dura vita all'interno del lager. Guareschi stava nel piano di sopra, nella cucetta sopra papà, ed erano amici, molto amici. Progettavano di fare al ritorno in Italia, alla fine della guerra, un libro insieme, delle foto e il commento di Guareschi. Del lager mio padre ha raccontato solo i lati positivi, quindi l'ingegnosità degli italiani che riuscivano a fare cose impensabili e di cose dolorose non ce ne ha mai raccontate, le abbiamo scoperte dopo.
E mio padre diceva che i reticolati di un lager o le mura di un carcere sono per i corpi, ma se un uomo si sente libero, è libero anche se è costretto in vincoli. Una cosa importante era mantenere la dignità, mentre i tedeschi, i nazisti, volevano smontare la dignità di questi uomini, volevano renderli con delle bestie, con la fame e lo sporco soprattutto, e cioè la sporcizia, non potevano lavarsi, avevano i pidocchi, avevano le pulci, era una vita molto difficile. Era giorno di festa quando nacque Giovannino Guareschi, il 1 maggio 1908, cresciuto in quella fettaccia di terra che sta tra il Po e l'Appennino, di cui diverrà indelebile cantore. Frequentò studi ginnasiali entrando nel convitto Maria Luigia di Parma, dove conobbe Cesare Zavattini. Diplomatosi si iscrisse all'Università di Parma, ma nel 1925, a causa del fallimento dell'attività del padre, dovette interrompere gli studi. Dopo alcuni lavori saltuari, entrò nella redazione prima della Gazzetta di Parma e poi del Corriere Emiliano come correttore di bozze, divenendo ben presto cronista e poi capocronista. Nel 1934, durante il servizio militare, frequentò il corso allievi ufficiali. Destinato a Modena, fu promosso sottotenente di complemento. Finito il periodo di ferma, su proposta di Zavattini si trasferì a Milano per andare a collaborare al giornale umoristico Il Bertoldo. Proprio in quegli stessi anni si trovava a Milano anche Vittorio Vialli, che lavorava come conservatore al Museo Civico di Storia Naturale. Vialli era nato nel 1914 in Val di Non, in provincia di Trento, quarto di cinque fratelli, figlio di un impiegato comunale di Cles. A 19 anni si trasferì a Pavia per studiare scienze naturali, scelta motivata dalla sua passione per la natura. All'entrata in guerra dell'Italia si offrì volontario e fu inviato sul fronte greco-albanese come tenente di fanteria. Dopo alcuni combattimenti in prima linea ad Istmea, presso il canale di Corinto, venne aggregato alla Marina Militare in qualità di geologo. Mio padre, avendo con sé le macchine che gli servivano per i rilievi fotografici, per controllare la pervietà del canale, sceglie subito di documentare la vicenda. Una notte, a Milano, Guareschi, a causa di una sbornia procuratasi in seguito alla disperazione per la notizia, poi rivelatasi falsa, della scomparsa di suo fratello sul fronte russo, venne arrestato per poi essere richiamato nell'esercito, nell'arma dell'artiglieria. L'8 settembre lo colse nella caserma di Alessandria. Invece Vialli si trovava nei pressi di Corinto. Entrambi rifiutarono di disconoscere l'autorità del re e rifiutarono la collaborazione con i nazisti. Entrambi, come centinaia di altri soldati, furono caricati su carri bestiame e deportati prima in Polonia e poi in Germania. Successivamente rifiutarono la libertà che gli poteva essere concessa mettendo una semplice firma di adesione alla Repubblica Sociale di Salò, creata da Mussolini con il sostegno di Hitler dopo la liberazione della prigionia sul Gran Sasso. Certo, una scelta coraggiosa e coerente, ma non facile. E la scelta era ardua perché aderire alle proferte della Repubblica Sociale significava finire la detenzione, mangiare innanzitutto. I tedeschi progressivamente col passare del tempo riducevano le razioni, le rendevano sempre peggiori, per cui giovani uomini da 18 ai 35-40 anni erano costretti a vivere con pochissime calorie, era una forte tentazione nei loro confronti. Però l'idea di favorire ancora l'ideologia a sua volta di espansionismo e di conquista dei tedeschi ormai non faceva più parte di questi uomini, i quali avevano giurato fedeltà al re d'Italia, all'Italia insomma, e non certamente alla Germania che si era messa contro il mondo intero. I motivi di questa decisione ce li spiega proprio Vialli in una sua intervista televisiva. Io direi che bisogna rifarsi a dei valori che forse adesso oggi non sono più capiti come allora. Fedeltà al giuramento prestato da soldati, secondo cittadini di un paese, di chi? Dell'Italia, no? Noi eravamo italiani. Noi sapevamo a un certo punto che l'Italia aveva dichiarato, il governo legale d'Italia, quello del Sud,
aveva dichiarato guerra alla Germania. Questo è avvenuto nell'ottobre del 43. Quindi noi eravamo ufficialmente dei nemici della Germania e dei loro alleati, diciamo, i fascisti di Salò, no? E così Vialli riuscì a scattare centinaia di foto clandestine. Ma come riuscì a non farsi scoprire? Dunque, la macchina fotografica anzitutto era molto piccola. Secondo luogo, io ho avuto molta fortuna. Terzo luogo, direi una certa disinvoltura, per non chiamarla coraggio, che è un po' una parola troppo forte, a imbrogliare i tedeschi durante le perquisizioni. Avevo la macchina fotografica in un sacchetto di tela con dentro dei rimasuri di cibo, croste di pane, patate, così, roba di questo genere, no? Sepolta dentro queste robe, e dicevo loro che erano i miei mezzi di sussistenza, che se volevano vedere guardassero. Non hanno mai guardato. Loro sopportarono la detenzione col fine di non cedere a questo ricatto, perché di ricatto si trattava. Erano ufficiali non sottoposti al lavoro coatto, i soldati invece sì, andavano a togliere le macerie, a togliere le mine, a recuperare i cadaveri, a fare cose molto gravose e pericolose, a lavorare nell'industria bellica, come nelle gallerie delle fabbricazioni delle V1, delle V2. Mentre i tedeschi, i nazisti, volevano smontare la dignità di questi uomini, volevano renderli delle bestie con la fame e lo sporco soprattutto, e cioè la sporcizia, non potevano lavarsi, avevano i pidocchi, avevano le pulci, era una vita molto difficile. Noi eravamo ammassati in baracche sordide, sporche, dentro le quali pioveva, che avevano molti spifferi, d'inverno si andava in Polonia per esempio sui 15 gradi sotto zero, quindi faceva freddo, eravamo privi di riscaldamento completamente, no? Coperte per coprirci ce ne sono andate molto poche, dormivamo vestiti. In una baracca di una certa capienza ci mettevano dentro il doppio, il triplo di quello che poteva contenere. Pulizia, servizi igienici? Pulizia. Ah, la pulizia direi che è un capitolo che io considero, che noi consideriamo i servizi igienici come una specie di arma di ricatto. Quindi la sporcizia regnava direi in modo assoluto e dietro la sporcizia poi cosa venivano? Venivano i parassiti, pulci, cimici, pidocchi, perché che riguarda, non so, i gabinetti per esempio, no? Che costituiscono un capitolo piuttosto importante per l'uomo, direi, il gabinetto, no? Beh, noi eravamo esposti alla visione di tutti, perché i gabinetti erano quattro assi sconnessi messi sopra una buca, dove oltretutto arrampicarsi per fare quello che si doveva fare era pericoloso. Il vitto? Non c'era ufficiale che non fosse calato dopo 6 o 7 mesi di prigionia di circa 20-30 kg. Pelle ossa proprio. Pelle ossa, no? E siamo arrivati proprio a una somministrazione di viveri che era assolutamente insufficiente a qualsiasi persona che stesse a riposo assoluto. E noti bene che per convenzione internazionale al prigioniero di guerra spetterebbe la razione del soldato della nazione detentrice a riposo. Soldato a riposo. Quindi un certo numero di calorie che gli consente di Prima di essere richiamato alle armi e poi andare in campo di concentramento, mio padre aveva fatto un lunghissimo giro in bicicletta per dimagrire, perché era un po' sovrappeso. Ovviamente lavorava molto di tempo per lo sport, non ne aveva, poi si vede che era così di costituzione abbastanza robusta. È partito che pesava sugli 86 kg, non era altissimo mio padre. Ed è tornato che era 46, 40, forse un chilo meno di mia madre. Era piuttosto magro e irriconoscibile proprio. Allora, una cosa che mi ha colpito molto della vicenda di papà è la sua incoscienza, lui la chiamava incoscienza, di fotografare l'assassino di un internato che aveva solamente appoggiato l'asciugamano sul vicino al reticolato. E questa sentinella dalla torretta gli ha sparato e papà per diversi giorni ha cercato di inquadrare questo assassino e l'ha beccato. Mio padre nel lager, pur essendo in una situazione drammatica, si sentiva libero, tant'è vero che non ricevendo più posta da tantissimo tempo da casa, lui si è disegnato una cartolina di auguri per il Natale, l'ha disegnata, poi, dato che era una persona molto precisa,
ha disegnato anche il retro, se l'è indirizzata e ha fatto le firme di tutti noi da casa, ma tutti, compreso anche la Carlotta, che non era capace di scrivere, perché lui voleva che noi stessimo tutti bene, dato che non sapeva come andavano veramente le cose. Poi ha affrancato con un francobollo fasullo la cartolina, l'ha annullato e l'ha consegnata, questa cartolina, all'internato militare che faceva le funzioni di postino nel lager. Era un certo Mercatali, purtroppo è mancato anche lui, di Firenze. E gli ha detto: questa cartolina tu me la consegni alla vigilia di Natale. E alla vigilia di Natale Mercatali ha consegnato la cartolina a mio padre, e mio padre ha ricevuto la cartolina e tutto soddisfatto ha detto: ho ricevuto posta da casa. E proprio durante il Natale del 44 si tenne la rappresentazione di un'opera di Giovannino Guareschi, La favola di Natale. Mio padre era abituato a sdoppiarsi. In effetti ha scritto diverse volte che lui nel lager ha incontrato se stesso e si è trovato simpatico. Prima era l'umorista puro che pensava che il suo unico compito fosse quello di divertire. Nel lager si è accorto che il suo compito non era solo quello di divertire, ma era quello anche di cercare di farsi carico dei problemi degli altri per cercare di aiutarli a superarli, e così superava anche i suoi. E così, in un colloquio immaginario con se stesso, col Giovannino con gli occhi spiritati, magro, con i baffoni, stracciato ma pieno di sogni, il Giovannino gli dice: senti, questi poveretti hanno una grande nostalgia di casa, perché non cerchi di rasserenarli raccontando una favola? E così è nata la favola di Natale, una favola piena, le cui muse ispiratrici, come ha detto lui, erano la fame, la nostalgia, la voglia di ritornare a casa. Gli interpreti di questo racconto sono tre: lui, che evade nella notte di Natale dal lager per andare nel bosco degli incontri, e poi io bambino, l'Albertino, con la nonna e il cagnolino Flick e una lucciola che fa lume lungo la strada, e con diverse vicissitudini noi riusciamo ad arrivare nel bosco degli incontri e assieme festeggiamo la notte di Natale. Questa favola si conclude con la classica chiusa di tutte le favole: stretta la foglia, larga la via, dite la vostra che ho detto la mia, e se non vi è piaciuta non vogliatemene male, ve ne racconterò una più bella il prossimo Natale, e sarà una favola senza nostalgia, c'era una volta la prigionia. E in effetti, l'anno dopo, la favola di Natale è stata ripetuta in Italia, all'Angelicum di Milano, in libertà, e fra gli spettatori c'erano tutti gli ex internati con i loro familiari, quindi una favola a lieto fine. Ma a lieto fine era già compreso anche quando l'hanno recitata in campo di concentramento. Infatti, dopo altri mesi di stenti e privazioni, nella primavera del 1945 i prigionieri furono finalmente liberati. Io sono nata quando lui era già stato catturato, e sono nata nel novembre del 43, per cui io l'ho conosciuto quando avevo circa un anno e mezzo. E mentre mio fratello si è spaventato quando l'ha visto arrivare, perché non l'ha riconosciuto, che era partito con una faccia bella rubiconda ed è tornato magrissimo con due baffi neri e gli occhi spiritati, per cui è scappato urlando chi è quell'uomo, dopo ha rifatto amicizia. Io con lui mi sono trovata subito molto bene. E il periodo in cui era via, grazie a Dio, non lo ricordo, ero troppo piccola.
Negli anni poi mi raccontava pochissimo di quel periodo, e scegliendo gli argomenti diciamo allegri, mi raccontava quello che riuscivano a fare nel campo di concentramento, degli scherzi che facevano ai tedeschi, e ci voleva anche una bella forza per avere la voglia di scherzare, dei disegni, delle mostre, insomma tutte le cose positive. Mi affascinava molto il racconto della Radio Caterina, una radio fatta con dei mezzi proprio di fortuna, che riusciva a captare Radio Londra per un'ora al giorno, per cui loro erano al corrente di quello che succedeva nella guerra ed erano più informati degli stessi tedeschi. Piano piano ognuno di loro tornò a casa e riprese le sue attività. Vialli riprese la sua occupazione al Museo di Storia Naturale di Milano, di cui diverrà vice direttore. Guareschi invece divenne uno scrittore famoso grazie alla fortunatissima serie di Don Camillo e Peppone, con oltre 20 milioni di copie vendute, anche se per lui quella del lager non fu la sola prigionia. Nel 1954 si fece più di un anno di carcere a Parma con l'accusa di diffamazione su denuncia di Alcide De Gasperi. Giovannino Guareschi morì a Cervia nel 1968. Non ha mai rimpianto la scelta che ha fatto, perché questi internati militari sono stati nei lager di propria volontà. Bastava una firma e sarebbero tornati a casa. Questa scelta lui l'ha sempre tenuta come un punto fermo della sua vita, perché quando uno giura deve tener fede a questo giuramento. Non ha mai avuto il rigetto che hanno molti ex prigionieri. Ci sono quelli che continuano a raccontare stufando nipoti, figli, eccetera, eccetera. Quelli invece, come gli ex internati, che non ne hanno mai voluto parlare. Non si è pentito, ma come molti suoi colleghi ha provato una profondissima delusione, perché loro hanno sofferto la fame, hanno sofferto tutto quello che la prigionia così crudele poteva dar loro, con la speranza di tornare e di creare un'Italia diversa. E invece no. Vialli invece, divenuto professore di geologia e paleontologia all'Università di Bologna, morirà il 5 febbraio del 1983. Gli ultimi anni sono stati brutti, perché secondo me ha avuto dei rigurgiti di ricordi che lo hanno... era depresso. E questo è successo a molti ex internati che non hanno parlato, non si sono, quelli che non hanno parlato, che si sono tenuti dentro, che sono stati forse la maggior parte, comunque alla fine nella loro vecchiaia hanno avuto i ricordi che le hanno un po' sopraffatti, non so. A lui è successo questo. Difatti si è come lasciato andare negli ultimi anni. E anche di questo, insomma, mi dispiace non averlo capito fino in fondo. L'ho capito dopo. Dunque, la scelta che fece credo che non avesse comportato successivamente, negli anni dopo la guerra, un rimpianto nell'averla fatta. Lui era riuscito a sopravvivere moralmente, diciamo, per via delle foto clandestine. Li aveva fregati, li aveva gabbati. Lui era riuscito a fotografare i tedeschi in ogni situazione. Per esempio, fotografò il fotografo che a sua volta, civile, che a sua volta stava fotografando i prigionieri col numero di serie sul petto, e tra l'altro gli fece anche una caricatura. Mio padre era molto spiritoso, era scherzoso, per cui questo atteggiamento delle fotografie, questa avventura delle foto, fu per lui un motivo di orgoglio e di rivincita. Guareschi dedicò alla sua prigionia un'opera bellissima, Diario clandestino. Ha tirato fuori solo il diario clandestino i primi tempi, che io chiamo sempre la radiografia della sua anima, perché più che i fatti lui ti fa capire quello che sentiva, senza fare niente di drammatico, però tu senti tutto il peso di quello che c'è dietro. Il libro è stato accolto molto bene, ha avuto subito molto successo. Certo, non è un libro popolare, è uno dei meno conosciuti, però ha ripreso ad essere letto molto,
dopo che la resistenza bianca degli internati militari è stata sdoganata da un ex internato militare che era Alessandro Natta, che è stato segretario del Partito Comunista, il quale Natta ha scritto un libro, l'aveva scritto nel 1954, ma il Partito Comunista gli ha detto niet, non esce questo libro, perché in Italia di resistenza ce n'è una sola. E poi dopo, più avanti, dopo la caduta del muro di Berlino, a bocce ferme ha fatto uscire questo libro, e da allora la cultura ufficiale ha cominciato ad interessarsi di questo fenomeno, lo considerava un fenomeno, e invece secondo me questo non è un fenomeno, ma è una prova di grande dignità che l'Italia ha dato in mezzo a tante prove di mancanza di dignità, purtroppo, che si sono verificate in quella temperie. Oggi la storia degli internati militari italiani è uscita dal lungo oblio in cui era stata fatta cadere, volutamente, per lunghi anni, grazie anche a studi e libri come quelli di Mario Avagliano e Marco Palmieri, Giancarlo Mazzuca e Enrico Petacco. Nel 1997 è stata concessa una medaglia d'oro al valore militare all'internato ignoto, a memoria di tutti coloro il cui nome si è dissolto, per il cui valore ancora oggi è esempio di redenzione per l'Italia. Gli internati militari che non hanno mai fatto ritorno a casa sono oltre 30.000.